stile provenzale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato alla Pasqua, video dedicato alla decorazione delle formine che abbiamo fatto con la Keraquick qualche video fa. Naturalmente con questa tecnica che vi faccio vedere oggi potrete decorare qualunque tipo di elaborato e di formina fatta con qualunque pasta colabile, gesso, terracotta, tutto quello che volete, anche gli oggettini in pasta di mais, di riso, insomma, qui la fa da padrone la decorazione più che il supporto, quindi spostiamoci il piano da lavoro e andiamo a dare un sapore provenzale alle nostre formine. Ed ecco l'occorrente per decorare dei soggettini in polvere di ceramica colata in stile provenzale, i tipici soggettini pasquali. Allora, innanzitutto delle formine in o gesso colato o, nel mio caso, polvere di ceramica colata. Io per fare questo ho usato la Keraquick della Prandtl e vi lascio il link di riferimento proprio qui accanto in cui vi parlo di questa polvere di ceramica, se potesse interessarvi. In quell'occasione ho fatto con voi questa formina, mentre ora vedrete, più in là vedrete come ho sviluppato queste altre due, perché questa l'ho fatta appunto su una formina in plastica morbida per stampi, mentre queste le ho fatte una in una formina in plastica rigida e una in una formina in plastica siliconica. Andiamo avanti. Poi dei colori acrilici, io farò un soggetto in blu, un soggetto in rosso e un soggetto in verde. Poi dei bicchieri di carta, uno per colore, dell'acqua, dei pennelli di buona qualità. Io ho il numero 10 della Tintoretto in Martora Kolinsky e il numero 4 sempre in Martora Kolinsky e sempre della Tintoretto. Dico di buona qualità, potrete usarli anche quelli che avete, ma di buona qualità, perché qui dovete essere veramente precisi nel gesto, vi servono delle punte che siano delle punte e dei passaggi che siano fluidi, quindi usate i migliori pennelli che avete, perché l'oggettino è semplice, quindi la rifinitura va fatta molto molto bene. Poi dei nastri per i fiocchetti che si accordino alle tonalità dell'acrilico scelto, una colla per appiccicare, anche la colla a caldo per appiccicare i fiocchetti sui soggettini. Io userò un attaccatutto, potete usare anche un attack, quello che vi pare. E poi una vernice lucida trasparente, io ho preso uno smalto a base acrilico per lucidare fortissimamente i nostri soggettini. Se voi avete fatto i soggettini con il gesso e non con una polvere di ceramica super fine, dovrete ripassare in bianco acrilico tutto il soggetto. Nel mio caso non è necessario, perché ho usato una polvere di ceramica talmente sottile, talmente bianca, che l'effetto mi piace anche così, quindi andrò direttamente con i colori a fare i perfilini di blu. Se vi piace la mia nail art, perché sicuramente me lo chiederete tra i commenti, vi metto qui il link del video in cui la realizzo e vi aspetto sul mio altro canale Ombretta, dove si fanno anche di queste cose oltre a tante altre. Bene, e adesso cominciamo a decorare i nostri soggettini. Comincio col decorare il portauovo a forma di paperella e per questo abbiamo detto userò un verde. Lo ricaverò con un giallo glossy Master Acrylic Ferrario, il 119, e un blu della stessa linea, il 121, il blu cyan, il primario. Quindi sono giallo primario e blu primario per creare un verde. Il verde che si usa per i soggetti provenzali è un verde abbastanza scuro, quindi col giallo andrò aumentando piano piano, e intanto le quantità sono queste. Perfetto, ed è proprio quello che è venuto fuori. E comunque sempre come pennello un 000, io ne ho un 00, tenetelo sempre a portata di mano per i punti più infingardi, diciamo così. Cominciamo subito. Allora, bagniamo il nostro pennello e passiamo delicatamente su tutti i bordi. Prima ovviamente in piano e poi ovviamente, non era così semplice, dobbiamo creare anche un leggero bordino laterale. È in questo che il pennello buono ci viene in aiuto. Ok, rispondo qui a una domanda che troverò sicuramente tra i commenti. Questo portauovo non è un portauovo che può essere lavato, è un portauovo meramente decorativo. Potrete regalarlo quindi o con un ovetto di confettato, o con un ovettino di cioccolato, oppure meglio ancora con una candelina a forma di uovo, in modo che si evinca subito che questo non è un portauovo vero e proprio e che l'oggettino rimanga sempre legato
alla candela e magari chi lo riceverà neanche brucerà mai la candela, perché di solito molte persone fanno così, però se dovessero bruciarla sanno già che comunque può essere scrostata, ma non deve essere messa assolutamente in lavastoviglie. E voilà, il bordino tutto attorno è fatto. Adesso, come vedete, qui ci sono delle foglioline e allora piano piano riprendiamolo le forme. E ora ricalco l'occhietto. Ripasso tutta la pupilla, lasciando una punta di bianco. Adesso è il momento di ripassare sul piumaggio. Con la punta molto sottile, adesso faccio qualche linea di piumaggio. E adesso faccio tutto un bel bordo attorno, alto almeno 3 mm. Con un po' di acrilico bianco decorate, se volete, le foglioline. E rifate i centri ai pallini delle decorazioni. Potete fare anche tutto lungo il bordo del bicchiere. Delle palline. Vi consiglio di andare a croce e poi sempre a croce, così sarete sicuri che più o meno i puntini vi verranno tutti equidistanti. Ok, quella verde diciamo che è del tutto, quasi del tutto completata. Dobbiamo soltanto mettere un bel fiocchetto qui che servirà da ulteriore deterrente per non far infilare la nostra formina nella lavastoviglie. Adesso andiamo con quella blu e prepariamo un colore che sia un blu provenzale. Ok, colore pronto, prendiamo il coniglietto. Guardatevi sempre dal centro verso l'esterno. Come prima cosa, il pancino. Se la formina era approssimativa, quindi non aveva contrassegnate magari le parti delle zampettine, potete farlo voi direttamente a pennello. Lasciate sempre il punto luce negli occhietti. Adesso ritornate dove siete andati già prima e date delle pennellate che sfalzino il colore, cioè che non lo facciano mantenere tutto dello stesso tono, ma che dia delle parti più scure e delle parti più chiare. Ok. Adesso facciamo asciugare perfettamente. Ultimo soggettino, il coniglietto. Il coniglietto lo faremo con il rosso. E allora prendiamo non il rosso magenta, ma... Come è uscito questo? Non il rosso magenta, non il rosso magenta, ma un rosso cadmio scuro. Qui effettivamente non c'è un vero e proprio interno, se non la linea della coscia, la linea dell'orecchio e la linea delle zampette e anche il pompon. Poi si andrà subito a definire il nasino, l'occhietto e basta, ed il contorno. Quindi cominciamo subito. E anche questo soggettino è pronto per asciugare perfettamente prima di essere passato a vernice. Ci vediamo dopo quando saremo pronti per verniciare i nostri soggettini.
Ok, a questo punto spostatevi all'aperto. Io non lo faccio perché ho la finestra proprio qui davanti, infatti vedrete la carta forno su cui mi sono poggiata a svolazzare. Agitate bene la vostra o vernice lucida per acrilico o uno smalto a base sempre acrilica e spruzzate i vostri soggettini da una distanza di 20 centimetri circa. Ok, lasciamo asciugare perfettamente. E dopo 10 minuti, 10, ecco i nostri soggettini belli ed asciutti e soprattutto, guardate un po', super lucidi, sembrano proprio di porcellana. Non so se riuscite a vedere la lucidità attraverso la videocamera, però è proprio così, questa materia talmente liscia che riesce con due passate di vernice a rigettare fuori il lucido in maniera molto molto bella. Adesso tocca fare i fiocchetti. Metterò un fiocchetto verde sulla paperella, un fiocchetto azzurro, non avendo il fiocchetto del blu uguale, ce l'avevo di questo blu, guardate, ma non mi piace affatto come ci sta, quindi preferisco mantenermi più tenue, e invece il fiocchetto rosso sul coniglietto. Fate il fiocchettino semplicemente con un puntino di colla, alloggiatelo lì dove volete che stia. Ed eccola qua, bella e pronta per essere regalata. Se vorrete, poi sul retro potrete attaccare uno di quegli appendini triangolari, così da renderlo da parete. Essendo questo un portauovo, non lo reputo necessario, ma magari nel coniglio e nei due coniglietti, magari l'idea è carina. Adesso andiamo a mettere i fiocchi anche agli altri amici animali. I nostri soggettini sono pronti. Coniglietto rosso, carinissimo. Coniglietto azzurro. Ciao! E paperetta verde o qualunque altro colore la vostra fantasia vi suggerisca. Vi lascio alle foto, vi auguro la più bella delle Pasque e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosa da dirvi. Ciao! Paperotti, quello che vi pare, questi oggettini fanno sempre una gran figura per Pasqua, sono sempre molto graditi e sono sempre sfruttabili anche al di là della Pasqua come oggettini da ornamento da cucina, quindi faranno sicuramente felici chi li riceverà e spero che faccia felice anche voi il decorarli in maniera soddisfacente e carino e semplice. Insomma, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, dipingetemi, decoratemi un bel pollice in su, tutto in stile provenzale, e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Vi ringrazio per avermi richiesto questo video a gran voce sotto il video su come fare le formine, vi ho accontentato con enorme piacere, ci speravo anche un po' che me lo chiedeste, quindi ci siamo accontentati a vicenda, grazie sempre per essere così presenti sul canale. Bene, non mi rimane che invitarvi anche sugli altri miei due canali, Due Cuori e una Cappa e Ombretta, e rinnovare l'appuntamento sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima e buona Pasqua!